Rubina sul giornale, quella che è stata ritrovata massacrata sotto una coperta, la sera precedente era nel suo ristorante. La piccola si trovava in compagnia di un uomo sulla quarantina, coi baffi, colui che probabilmente l'ha seviziata e poi uccisa. Massacesi si reca in commissariato, non potrebbe più vivere sapendo di non avere contribuito alla cattura di quel diavolo. E non è l'unico a pensarla così. L'ingegner Pacciarini, domiciliato in via Tibullo, corre in commissariato a denunciare un uomo che da qualche tempo riempie di dolci paroline la sua domestica di 12 anni. È rachitica in realtà, ne dimostra 8, 9 al massimo, confida agli inquirenti, che si appostano sotto casa del Pacciarini per vedere chi sia questo potenziale assassino. E in effetti lo vedono, il signore che importuna la domestica. I baffi non li ha, come ricordava Massacesi, ma potrebbe averli tagliati. Gira su una Peugeot verde, un veicolo che potrebbe aiutarlo a spostarsi da una parte all'altra della città. C'è motivo per non arrestarlo? No, non c'è. E quando l'uomo si dimostra spaventato, di fronte alle manette, nei poliziotti che gli notificano il fermo, il dubbio viene spazzato via. È lui il colpevole. L'uomo con la Peugeot verde si chiama Gino Girolimoni, professione mediatore. A turno su di lui piovono le accuse peggiori. Massacesi conferma, è lui l'uomo dell'osteria e che importa se non ha i baffi. Del resto i poliziotti gli hanno perquisito l'armadio di casa. Ha un sacco di vestiti, di colori diversi, fogge diverse, stili diversi. Deve essere un trasformista. Per la finezza di pensiero della polizia fascista è un segno di colpevolezza unico. Il regime ha finalmente trovato il suo colpevole. Sbatti il mostro in prima pagina, no? Il Messaggero, 11 maggio 1927. Certamente l'arrestato è una delle più sinistre e spaventose figure di delinquenti che l'umanità ricordi. Ed è con terrore e raccapriccio infiniti che questo viene constatato. Su Girolimoni viene costruita una vera e propria letteratura dell'orrore. Il papà non l'ha mai riconosciuto, è cresciuto in un orfanotrofio. E quei vestiti? La sua vita diventa di dominio pubblico. La sua depravazione, vera o presunta, diventa l'argomento del giorno. O meglio, dei giorni. Altre prove schiaccianti. In casa tiene fotografie di antiche amanti nude e di bambini che giocano per strada. È celibe, ha quasi 40 anni. Non rende conto a nessuno della sua esistenza e della sua libertà sessuale. Cos'è se non un maniaco? Per Girolimoni si aprono le porte di Regina Celi. Ci starà 11 mesi. Gli 11 mesi in cui la sua reputazione viene scarnificata. Lui nega fino alla morte, fino a esplodere dalle risate davanti agli inquirenti che lo interrogano e a qualche domanda indiscreta aggiungono una discreta dote di botte. È lui, è per forza lui. In questi 11 mesi non viene trovata morta neanche una bambina. La gente, però, a quegli 11 mesi di dolore non è interessata. Quell'arresto su di loro ha avuto un effetto catartico. La forza della stampa, combinata alla dimensione intima, segreta e perversa di un uomo all'apparenza così ordinario, con un lavoro normale, crea una bolla di fascinazione irresistibile, che peraltro serve anche al regime. In quegli anni diversi giornali non fanno altro che tornare su quella noiosissima faccenda di quel tale Matteotti sparito e poi trovato morto. E l'affaire Girolimoni, diciamo, fa viaggiare la mente, pensare ad altro. Intanto, a Regina Celi, Gino Girolimoni è finito in isolamento. Pane e acqua, se va bene,
per quel mostro, per quel demone urbano il cui nome serpeggia in città e in tutta Italia come sinonimo di criminale indifendibile e pedofilo. Un'etichetta che gli resta attaccata addosso per decenni, che va oltre la dimensione delittuosa, diventa storia del costume. Ha i tratti del perfetto degenerato. Con gli occhi stranissimi, dal taglio quasi mongoloide, lo sguardo obliquo, falso, sfuggente. Ecco, questa è la diagnosi del medico criminologo Samuele Ottolenghi, basata solo sull'analisi del viso di Giro Limoni. Un demone urbano così, a Roma, non l'aveva mai visto nessuno. Ma chi è mai quest'uomo che si è arrogato il diritto a essere così schifoso, così malavitoso, così perverso da macchiare di morte tutte le strade della città? Come può il male scorrere così tremendo nelle sue vene, ispirandolo ad azioni così terrificanti? Giro Limoni non può. Semplicemente perché Giro Limoni è innocente. È lui la vittima. Solo che non lo ha ancora capito nessuno. O quasi. Demoni urbani, il lato oscuro della città. Sono Francesco Migliaccio e questa è una nuova puntata di Demoni Urbani. Siamo arrivati all'ultimo capitolo della storia dedicata a Gino Girolimoni e alle terribili morti delle bambine all'ombra di Roma tra il 1924 e il 1927. Un capitolo che inizia a Capri. Il commissario Giuseppe Dosi si trova a Capri. Non è in vacanza. Sono i primi mesi del 1928, sarebbe fuori stagione. È lì per provare a chiudere le sue indagini ombra sul caso Girolimoni. Ha finito di raccogliere informazioni su qualcuno. Chi? Lo scopriremo a breve. E si prepara a tornare a Roma, da vincitore. Sebbene il regime abbia inchiodato il presunto colpevole alle sue responsabilità, Dosi è sicuro dell'innocenza di Gino, che intanto fa la muffa a Regina Celi. I poliziotti fascisti li conosce bene, deformazione professionale. Sa che possono intortare la stampa, ma lui no. Le prove che dovrebbero incastrare Girolimoni sono ridicole. Troppi vestiti strani, la testimonianza di un oste che forse ha solo voglia di prendere le 50.000 lire d'Italia. Due o tre fotografie. Dosi non ama adularsi troppo, ma di una cosa è sicuro. Lui sa come lavorare nell'ombra, in silenzio. E in silenzio decide: farò scagionare Girolimoni. Ha indagato in parallelo alla polizia, ma a modo suo, recandosi di nascosto nei luoghi del delitto. E ha iniziato a fare le sue considerazioni. Primo, tutti i sequestri delle bambine sono circoscritti a un raggio d'azione limitato, 500 metri da Piazza San Pietro. Secondo, quei pochi che avevano ricordo dell'assassino lo ricordano come un uomo molto più anziano di quanto fosse Girolimoni. Terzo, rimettendo in ordine le testimonianze, in più punti le persone parlano di un signore dall'accento straniero. E qualcosa non torna. L'inflessione romanesca di Girolimoni non la confondi facilmente. Intanto iniziano a cadere le prove che accuserebbero Gino. Tanto per cominciare, un uomo si riconosce nel signore con la bambina visto da Massacesi nella sua osteria. Ma quello ero io. Dosi decide di recuperare i rapporti archiviati dei colleghi dopo la scoperta dei corpi delle bambine. E nota
che in quello di Rosina Pelli viene menzionato un asciugamano con delle iniziali in carattere gotico, R.L. E non è finita lì. Accanto al corpicino di Elsa Berni viene ritrovato un ritaglio di un foglio da lettera scritto in inglese. Ma a dare la svolta sono i fogli di una pubblicazione religiosa ammucchiati poco vicino al cadavere di Armanda Leonardi. Una pubblicazione religiosa scritta in inglese. Quella pubblicazione. Dosi indaga. Contatta la casa editrice e scopre che a Roma arriva per corrispondenza soltanto a 3 persone. Una di queste è un pastore anglicano, Ralph Lionel Bridge, R.L. 68 anni, sposato. Mentre Girolimoni si trova in carcere, Bridge, in vacanza a Capri con la moglie, viene accusato di aver provato a sedurre una bambina di 7 anni. È già stato denunciato alla procura di Napoli, ma pare che il console inglese a Roma lo conosca bene. È un povero vecchio, lasciatelo in pace. E peraltro, al governo, nessuno vuole avere guai con l'Inghilterra. A Dosi, però, queste dinamiche geopolitiche non interessano. Vuole solo incastrare Bridge. L'assassino è lui. E un altro sta pagando al posto suo. A Capri, il commissario raccoglie documenti, informazioni, tutto quello che gli serve per far comprendere al capo della polizia Bocchini come sia Bridge l'unico colpevole e nessun altro. Di certo non quel Girolimoni lasciato a marcire a Regina Celi. Bridge, in effetti, viene accusato dell'omicidio delle bambine, ma prosciolto subito per mancanza di prove. Per Dosi è inaccettabile. Pensi alla famiglia e non si comprometta più. Questa è la risposta del capo della polizia, Bocchini. Dosi tenta per l'ultima volta di incastrare Bridge. Un'ultima volta. E lo fa arrestare al porto di Genova, mentre il pastore sta per andare a cercare rifugio in Inghilterra. Senza successo. L'uomo viene rilasciato. Per la giustizia italiana non c'è motivo di trattenerlo. Per il regime, invece, tutto questo clamore attorno ai massacri di Roma è troppo. Un colpevole c'è già e sta pagando. Dosi dà troppo fastidio. È una frase che si sente sempre più spesso. Persino Mussolini non ne può più. Quell'uomo deve essere messo a tacere. Il commissario viene rinchiuso in un manicomio criminale per 17 mesi. Sarà solo dopo il crollo del fascismo che sarà reintegrato nella polizia. Nel 1928, però, è soltanto un ostacolo. Roma, intanto, ha smesso di piangere le bambine. La vita deve andare avanti. Di notte, davanti al colonnato di San Pietro. Alla ricerca di nuove storie, di nuove passioni, di nuovi crimini. Il ponentino, intanto, spazza via ogni ricordo. Dove non può il regime fascista, però, può la giustizia. Imprevedibile, inafferrabile, a volte miracolosa. La Corte d'Appello di Roma, l'8 marzo 1928, assolve Gino Girolimoni per non aver commesso il fatto. La sentenza è del giudice Rosario Marciano. Forse il lavoro di Dosi gli ha aperto gli occhi. O forse, chissà. Girolimoni, all'improvviso, è un uomo libero. Eppure, le angherie, lo squallore del fascismo, trovano comunque il modo di rovinarlo, anche dopo la scarcerazione. Girolimoni deve essere dimenticato.
La campagna denigratoria si trasforma in una spietata macchina d'oblio. Quei giornali, quei titoli che prima avevano